anni fa, Celestino Tabasso, allora responsabile delle pagine della cultura dell'Unione Sarda, venne alla nostra conferenza stampa, la prima conferenza stampa di Buon Compleanno Faber, e comprese sin dall'inizio il senso del nostro viaggio, e il giorno dopo ci regalò una pagina intera. Il titolo era "Stasera tutti a casa di Fabrizio", con una foto, tra virgolette, inedita di Fabrizio, non con la chitarra o con le mani fra i capelli o con una sigaretta col vino, ma con Fabrizio a pelar patate. Ecco, nella casa di Fabrizio in questi 10 anni a BCF sono arrivati appunto a pelar patate, ad evaporare in una nuvola rossonera facce da tagliaborse, fannulloni, gente disadattata a portare catene, suonatori dei campi coltivati, le passanti, petti rossi da combattimento, servi pastori, amici fragili, i papaveri rossi e arcobaleni di altri mondi, bocche infedeli e figli con improbabili nomi di cantanti di tango, il tipo strano, le rose, le viole e i gigli, un cappotto cammello, un vestito gessato marrone, il prete che non disprezza, un medico medicone, un pesce tondo, un pesce palla, un baule da marinaio, un gorilla portato là, un'aina musteddina, una gamba qua, una gamba là, il secondo secondino, gli apocrifi, gli apostoli di turno, un vecchio marinaio di foresta, un figlio bello e audace, una moglie dalle larghe maglie, riccioli neri, quelli che dormono sulla collina, l'ombra che fa il verso, una donna che semina il grano, un diamante nascosto nel pane, i fratelli delle ragazze e dei garofani, un falco e un pagliaio, una bambola di seta, un bandito senza luna, gli svizzeri nel bosco. Tutti e tutte a cantare storie lungo cattive strade di notte, sfidando il buon umore delle nostre scarpe rotte, fino all'alba di buone novelle e fino a quando ovviamente verranno a chiederci del nostro amore. Che dire? Diffidate di noi, ma soprattutto di me. Abbiamo dedicato e declinato il viaggio a Don Andrea Gallo, a Riace, a Lorenzo Orsetti, a Carola Rachete, a Paolo Finzi, Gianni Mura, Teresa Sarti ed Emergency, Franca Rame, Cristina Mura, Pinuccio Sciola, e cominciammo 9 anni fa con la prima edizione dedicata alle migrazioni, ai migranti, alle migranti, a Lampedusa, gli Aggiusi, Nicolini. E così ho detto bene, capitano e fratello e compagno di viaggio Marco Asunis. Buonasera, un abbraccio a te, Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Insomma, la sintesi, diciamo, è perfetta. Una sintesi che racchiude un lungo viaggio, un viaggio di circa 10 anni. E in qualche modo rimette in piedi tutta una serie di riflessioni e ovviamente di tanti ricordi. Era un anno, quello che ci vide insieme e ci fece conoscere, in cui a Monserrato, che è una frazione di Cagliari, una frazione di circa 20.000 abitanti, o meglio, era una ex frazione, perché allora Monserrato aveva già riacquistato la sua autonomia. E in questa realtà io svolgevo le funzioni di assessore alla cultura, e fu tramite questa, diciamo, questo ruolo che riuscimmo a metterci in contatto e a portare per la prima volta l'idea, il progetto di Buon Compleanno Faber in questa realtà. E l'idea che ci venne fu quella di utilizzare, diciamo, forse uno dei pochissimi spazi culturali che questa realtà aveva, ed era la Monserratoteca, uno spazio, diciamo, neanche tanto poi grande. E il fatto che fosse piccolo ce lo rivelò in qualche modo, diciamo, l'operazione complessiva, perché rispetto ad uno spazio che poteva contenere
diciamo 20-30 persone. Quella serata, lo ricordo bene, affluirono alla Monserratoteca oltre 150 persone, uno spazio che ovviamente era ridotto rispetto alle nostre esigenze. Come dire, ogni ordine era completamente pieno di persone accalcate, cosa che ovviamente poi ci creò problemi con l'ufficio della cultura, quando venne a sapere che quello spazio era stato riempito di tante persone. E comunque, insomma, quella fu l'occasione per iniziare questo nostro lungo viaggio, un viaggio che ci portò dalla nostra isola ad un'altra isoletta, Lampedusa, che ci consentì, attraverso anche un collegamento abbastanza complicato, difficile, di collegarci con quella che allora era il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, che iniziava a svolgere un ruolo abbastanza complicato e difficile di luogo di accoglienza rispetto ai migrati che arrivavano e attraversavano il Mediterraneo. E quello fu l'inizio, insomma, di questo bello, lungo e periglioso viaggio. Insomma, fu un collegamento davvero molto, molto interessante. Raccogliemmo le riflessioni, le preoccupazioni e le difficoltà che Giusy ci manifestò. Insomma, da allora partì tutto quanto. Sono stati 10 anni davvero molto, molto belli e intensi. E insomma, la riflessione è questa: come il tempo è così, passa velocemente, no? Ecco, l'ultima cosa che vorrei dire, insomma, per salutarvi è che in qualche modo il mio ruolo da amministratore, da assessore alla cultura di allora, in qualche modo si è trasferito al ruolo di operatore culturale, essendo io presidente della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, e in qualche misura questo ruolo ha caratterizzato, per un altro verso, diciamo, gli aspetti culturali di Buon Compleanno Faber, portando dentro il cinema come strumento non solo d'arte, ma anche di riflessione, di grande riflessione sociale e politica, cosa che peraltro vedremo in modo anche abbastanza consistente in questa 10ª edizione di Buon Compleanno Faber. Grazie Marco, perché poi la circolarità di queste 10 edizioni ovviamente la ritroveremo dopo aver attraversato i temi migranti anche con le rassegne dedicate a Riace, a Mimmo Lucano e poi a Carola Rackete. L'altra parte importante, fondamentale di quest'anno è l'incontro, la dedica con Lorena Fornasì, la Linea d'Ombra e con tutte le questioni che hanno attinenza con la rotta balcanica. Un progetto Buon Compleanno Faber che invece comincia radiofonicamente nella mia esperienza bresciana con l'antagonista Radio Onda d'Urto nel 2009, nel decennale della scomparsa di Fabrizio De André. Manuel Colosio, è un piacere ritrovarti al fianco, seppur in quella distanza, ma una distanza che ci unisce. Tra l'altro vedo che, come dire, come ho evocato l'evaporazione nella Luvola Rossa, il tuo vino è già fluito sulla cattedra, insomma, sul banco della regia. Buongiorno, sì, sono... Sì, ho cominciato a evaporare anch'io, ma al di là di questo, molto interessante sia l'introduzione che le parole di Marco, e anche rapidamente allacciando a quello che è stata l'esperienza in radio. È curioso come questa nostra poi idea di a 10 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, ricordarlo facendo un ricordo, molti non se lo ricorderanno, ma quell'anno nel decennale fu un anno molto particolare nel ricordo di De André, perché ci furono trasmissioni molto mainstream che ne parlarono ovviamente con un ricordo decisamente e anche giustamente magari legato alla figura. Quello che a me è sempre colpito di Buon Compleanno Faber è che invece si è, al di là della figura di Fabrizio, si è entrati nei temi e nei contenuti che Fabrizio portava nelle sue canzoni, nelle sue poesie, nel suo modo di vivere e nel suo modo di essere.
E credo che proprio essere entrati in casa di Fabrizio allora nel 2009 ed essere ancora qui all'interno della casa di Fabrizio, insomma, a pelar patate, a bere del vino e a chiacchierare dei temi che credo siano al centro della sua produzione, sia un elemento che ha contraddistinto la radio antagonista, come giustamente dicevi, e che fa dell'antagonismo, cioè di un diverso modo di narrare, di una distruzione dei confini, del modo di vivere le realtà e le esperienze come quella di questa sera che andremo ad approfondire della Val di Susa, un tema che fa parte della nostra stessa natura, uno di quei luoghi magici, la Val di Susa, come lo è la terra sarda, la Sardegna, che in qualche modo aiutano a vivere meglio e a stare meglio, quindi nei rapporti con la natura e con le persone, nel momento in cui si incontrano le persone che sanno vivere quei luoghi. Ecco, io credo che questa sera andremo a incontrare persone che sanno vivere veramente quei luoghi, che se si incontrano, quando si incontrano quei luoghi, si incontrano qualcosa che dà un passo in più alla nostra vita, alle nostre esperienze, e ci dà un po' di poesia e un po' di vita che probabilmente Fabrizio apprezzerebbe, anche se il Movimento Notav, insomma, ha, no, per dire, 30 anni e più di storia alle sue spalle, è sicuramente un movimento che credo che se Fabrizio De André potesse scriverci o potesse rifletterci, avrebbe molto da dire. Fra un po' ti ridò subito il vitigno per declinare la vinaccia che andremo ad affrontare stasera, giusto per salutare anche a modo mio un po' gli ospiti e le ospiti della puntata. Era ineluttabile incrociare fra le rotte sotto il vento e le vele di Buon Compleanno Faber l'esperienza sociale, territoriale, di visione anche da un punto di vista proprio del pensiero di Maurizio Del Bufalo, ovviamente del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Maurizio, un abbraccio e bentornato anche a te. Ciao, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Sono molto contento che ci ritroviamo a distanza di pochi mesi con gli amici della Val Susa, con Dana, con Nicoletta. Saluto Marco Elli, che ovviamente ho conosciuto da vicino una sola volta molto tempo fa. E saluto ovviamente Radio Onda d'Urto e tutti voi. Sì, ho fatto la conoscenza di Monserrato anch'io, sono stato matricola a Buon Compleanno Faber qualche anno fa. Ho raccontato un po' la storia del nostro Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, che è un po' la storia che da 15 anni anche lui cerca di mettere insieme pezzi di questo paese, ma anche di questo mondo, perché è un festival internazionale di cinema che ha l'ambizione anche di affrontare qualche campagna, qualche iniziativa pratica, concreta, al di là del cinema di denuncia, del cinema politico, che già di per sé è un incarico abbastanza oneroso. Ecco, quest'anno abbiamo voluto provare a scendere un po' nei dettagli della persecuzione, il tema che ci siamo dati nel 2021. È un anno difficilissimo, viene dopo l'inizio della pandemia, quindi è stato peggiore, direi, del 2020, però abbiamo provato a raccontare chi sta peggio di noi, cioè le persone che vengono perseguitate. Ed era inevitabile che si parlasse di Palestina, di Kurdistan, di tutti, abbiamo parlato degli yazidi. Abbiamo fatto una disamina di tanti angoli del mondo dove la gente si accanisce a perseguitare chi la pensa in una maniera diversa. E ovviamente, se abbiamo parlato di minoranze internazionali, abbiamo anche avuto il dovere di riflettere un po' all'interno dell'Europa, e siamo arrivati in Italia parlando dei Notava, a cui abbiamo dedicato, diciamo, a tutto il popolo della Val Susa, abbiamo dedicato questo festival, perché è una comunità coraggiosa, resistente, che seguiamo. Ecco, adesso sono 13 anni che abbiamo avuto il primo contatto con loro, perché devo tutto questo all'amica Chiara Sasso, che è scrittrice, che tutti conoscono, ed è stata lei a contattarci la prima volta tanti anni fa, a farci conoscere il caso di Riace e poi introdurci alla tematica del treno ad alta velocità che viene contrastata. Ecco, quest'anno noi abbiamo pensato che dopo tanti appuntamenti a Napoli con Livio Pepino, con Maurizio Piccione, con tanti, era il caso di invitare ancora una volta a Napoli qualcuno di loro e capire se c'era uno spiraglio in questa lotta che troviamo giustissima, che troviamo ingiustamente sbeffeggiata, direi, umiliata dai giudizi di giornalisti, di critici. E abbiamo chiesto a due donne, a Dana Lauriola e a Nicoletta Dosio, di darci una mano. Ovviamente è tornato ancora Livio Pepino, è venuto Ezio Bertoc, insomma sono venute tante persone, ma diciamo a loro, soprattutto alle donne della Val Susa, abbiamo voluto chiedere come
com'è possibile mantenere un'unità fra tutti noi che abbiamo certe idee, che pensiamo, che avvertiamo il dolore, diciamo, di certe azioni che vengono compiute in tante parti del mondo, anche in Europa, anche in Italia. Ecco, nel caso dei NOTAV, noi avvertiamo da Napoli, l'abbiamo sempre detto, la necessità di un movimento unitario che ci faccia un po' respirare l'aria della Valsusa e non in particolare, perché Dana ci ha assistito da casa, è stata gentilissima, l'abbiamo torturata con i nostri film, gli abbiamo dato un carico di lavoro praticamente che avrebbe fatto stramazzare qualunque cinefilo, ma lei l'ha affrontato con molta, molta rassegnazione, molta gentilezza, ed è stata brava. Una mano gliel'ha data anche Marco, anche Daniele Cini, e poi abbiamo avuto con noi Nicoletta, che è venuta ad aprire la serata inaugurale del festival ed è rimasta con noi. Beh, a Napoli c'è un nucleo di resistenti che fa riferimento ai NOTAV, e quindi anche loro sono ormai un pezzo di questa storia. Però io credo che il messaggio che volevamo mandare è che la persecuzione può essere anche sottile, cioè per parlare della persecuzione dei palestinesi o dei popoli come gli Yezidi o come gli Hazara, e potremmo proseguire citandone altri 20-30 queste minoranze, è un fatto che ormai già tristemente sappiamo da tempo. Quello che siamo paradossalmente è che nei nostri paesi, nelle nostre cosiddette democrazie occidentali, ci sono dei casi sottili di persecuzione. Uno, pensavamo a Lorena Fornasir, a suo marito, al gruppo appunto che ospiterai nella puntata successiva, naturalmente ai NOTAV, e abbiamo pensato a Mimmo Lucano, che è un amico che da sempre viene al nostro festival, siamo legatissimi a lui, e sono tutte battaglie che purtroppo vengono, lo dico con molta tristezza, diciamo, non assolutamente senza polemica, vengono vissute in un certo isolamento. Una cosa è essere isolati in una valle, quando si è in 90.000, in 42 comuni, una cosa è essere isolati a Riace. E sono aspetti diversi che convivono nel nostro paese e che richiedono, secondo me, il fatto che dobbiamo interrogarci, dobbiamo trovare un modo per stare insieme e portare insieme avanti queste battaglie. A dedicare il 13° Festival di Napoli alla comunità della Valsusa. Non so se questo porterà a un risultato concreto, perché è soltanto l'inizio di un nuovo percorso, le cose stanno cambiando, uno per tutti il caso di Emilio Scalzo, di cui stasera sicuramente parleremo e sapremo anche aggiornamenti dagli amici della Valsusa, però credo che dovremo, soprattutto noi che siamo fuori della Valsusa, preoccuparci di come unire questi sforzi, come far circolare della buona informazione e come trovare anche momenti di riflessione, perché la lotta non è più solo in Valsusa, ma si allarga in Francia, si allarga dappertutto, evidentemente, così come la globalizzazione ci ha portato dei fenomeni come quello delle migrazioni fin sotto il naso, noi insensibili che non ce ne eravamo accorti, e beh, adesso dovremmo porci anche il problema non soltanto delle migrazioni, ma della resistenza che supera i confini del nostro paese e che mette insieme modi di pensare differenti, e quindi, diciamo, deve cambiare anche la lotta, deve cambiare la consapevolezza in noi, devono cambiare gli strumenti. Il nostro è stato un primo piccolo invito a riflettere su questo, ma credo che i fatti abbiano superato la realtà e la nostra elaborazione, perché come ci insegnano appunto gli avvenimenti nella sorte di Emilio Scalzo, c'è qualcosa di cui dobbiamo prendere atto presto per evitare di essere spiazzati. Quindi è tutto qui lo spirito con cui ci siamo mossi. Per il resto, grazie di questo invito, sono qui, ascolto, e se posso dare una mano anche per testimoniare con nostre iniziative qualcosa che sia vicino agli amici della Valsusa, lo farò senz'altro, perché siamo comunque pronti e disponibili a dare una mano. Grazie Maurizio, fra un po' con le protagoniste della Valsusa, con Nicoletta e Dana. Subito però un saluto a Marco Revelli. Marco, ci sei? Marco Revelli? Forse ho visto che era stato disattivato. Eccolo. Il microfono, adesso funziona. Marco, un abbraccio, benvenuto e anche bentornato, perché sei stato tra i primi protagonisti ospiti di Buon Compleanno Faber, in quel luogo di cui parlava Marco Asunis prima. Un abbraccio. Un abbraccio a tutte e a tutti voi.
è un piacere far parte di questa rete. Marco, giusto una prima battuta, insomma, bisogna urgentemente e continuamente parlare, anche attraverso, non solo di della valle, no? Ma attraverso la valle, di tutte quelle depredazioni, di quello, no, spopolamento delle dignità, oltre che dei territori, hanno messo in atto da un bel po' di anni, non solo nel nostro paese. Beh, la valle è un pezzo importante della nostra resistenza. Nella nostra resistenza umana, prima ancora che politica. La valle è un grande laboratorio. Da 30 anni ci ha insegnato a leggere il mondo attraverso gli occhi di chi lo vedeva precipitare nella propria terra e devastarla. Per me è stato l'incontro con il popolo della valle che non è stato immediato. Io ho conosciuto il movimento NOTAV nel 2005. L'ho conosciuto a Venaus in una straordinaria serata di neve con grandi fiocchi che scendevano, una sala piena con le finestre aperte nonostante la neve, perché fuori c'erano altre centinaia di persone. Eravamo stati invitati lì per, come dire, con dentro l'involucro di un convegno scientifico, per essere pronti il giorno dopo a presidiare il pianoro dove dovevano impiantare il primo cantiere, e pensavo che il convegno fosse puramente una scusa. È stato uno dei momenti conoscitivi più alti a cui ho assistito. Ho imparato un sacco di cose sulla via Franchigena, sui sistemi, le dinamiche dei sistemi non lineari, se ci ha spiegato Mercalli. Sulla trasportistica che ci ha insegnato Cancelli, è stata una sera di cultura vera. E poi il giorno dopo si è presidiato il pianoro. La valle ci ha insegnato a scoprire dietro le retoriche di sistema gli inganni, le truffe e gli orrori. Ci ha insegnato a leggere la degradazione della politica prima ancora che diventasse evidente. Ci ha insegnato a capire quanto il denaro fosse entrato nei circuiti del sistema dei partiti e li determinasse, al di là delle culture politiche, al di là delle dichiarazioni di facciata. Ci ha insegnato a capire quanto gli uomini di potere disprezzino i fatti e la realtà, spacciando numeri folli come se fossero oro colato. Ci ha insegnato a leggere i giornali con un altro occhio, a cogliere l'insieme di menzogne che venivano spacciate sotto forma di supponenti e roboanti discorsi. E questo insegnato da un popolo di montanari e montanare che non hanno mai ceduto. Il miracolo della valle sono questi 30 anni di resistenza, ma di resistenza anche interiore, e cioè non si sono mai lasciati colonizzare da nessuna delle seduzioni esterne, anche quelle che sembravano amichevoli e che in qualche modo avevano dentro di sé il veleno. Ci hanno insegnato a capire come questo sistema si accanisca sulle persone, quindi abbiamo due che portano nella propria biografia il segno di una volontà persecutoria ossessiva da parte di questo sistema, ma non si sfoga solo sulle persone,
si sfoga anche sulla natura, si sfoga anche sulla terra, sul territorio, se noi andiamo a vedere la devastazione di Val Chiarea, abbiamo la misura di come la madre terra sia stata aggredita e spolpata, e continuano. Questi sono gli insegnamenti della valle, che sono la valle è una cassaforte di conoscenza a cui chiunque in Italia voglia camminare a occhi aperti può attingere. E sono felice che questa nostra discussione avvenga all'insegna della poetica di uno dei nostri grandi, appunto, della cultura contemporanea, che ha saputo leggerli tutti questi segnali di orrore del potere, insomma, no? E che continua a parlarci. Il cuore rallenta, la testa cammina, e in valle continua a camminare la testa. C'è un popolo rom in qualche modo che resiste, insomma, nomade stanziale. Manuel, noi a Venaus c'eravamo nel 2005, per te, per noi, ma soprattutto per tutto, come dire, quello che è la storia di Radio Onda d'Urto, è un punto fondamentale di narrazione, di vissuto, anche a livello personale, credo, per te. Lascio a te la possibilità di introdurre Dana Lauriola e Nicoletta Dosio. Sì, Gerry, c'eravamo nel 2005 ovviamente, c'eravamo con la nascita, insomma, con quella resistenza a Venaus in quelle giornate del dicembre, del freddo dicembre, in cui diede dimostrazione il movimento Notav di essere capace di riprendersi le proprie terre e di riconquistarsi pezzo su pezzo, insomma, le zone violentate, come diceva poco fa anche Marco Revelli, di quella valle. Che dire, allora, introduciamo le ospiti di questa sera, ma molto brevemente, perché oltre a quanto diceva Marco poco fa, ovvero che il Movimento Notav è capace di dimostrare tutto quello, anche in chiave estremamente positiva, è riuscito a fare in tutti questi anni, c'è anche da aggiungere che il Movimento Notav è capace anche di spiegare e spiegarci quello che è la contraddizione stessa che sta all'interno del sistema nel quale viviamo. L'aspetto repressivo che colpisce il movimento Notav spiega molto bene in che modo il sistema, il potere, agisce nei confronti di chi non si, appunto, lascia sedurre, parafrasando sempre Marco poco fa, dalle sirene che ci vorrebbero omologati, in qualche modo accettare quello che ci viene imposto dall'altro quando questo devasta i nostri territori. Il movimento Notav l'ha fatto con la forza, col sacrificio, direi, della propria libertà di tante e tanti attivisti e attiviste. In questo caso abbiamo ospiti due donne, ma potremmo aggiungerne davvero tante altre. Ha fatto bene anche la dedica di quest'anno ad essere a tutte le donne resistenti della valle e coloro che in qualche modo pagano le conseguenze della repressione. Una repressione che, dicevo, diventa contraddittoria e spiega molto bene come agisce il sistema, perché le due donne qui presenti, fondamentalmente Dana e Nicoletta, pagano il crimine di un reato di opinione e il crimine di aver portato, di essere così, di metterci la faccia veramente, perché le due condanne che poi hanno dato modo alla restrizione della libertà per loro due, ancora per Dana adesso con notevoli restrizioni che le impediscono di vivere una vita libera e normale, riguardano un'azione quando ancora, no, Renzi era presidente del Consiglio, un'azione autostradale, un'azione totalmente pacifica che fu portata a termine quel giorno e che prevedeva semplicemente che le macchine non pagassero il costosissimo, tra l'altro, pezzo di autostrada che ha già sventrato la valle Torino-Bardonecchia, e che in qualche modo videro queste due donne semplicemente essere presenti, ma in quanto donne riconosciute, donne che hanno sempre fatto parte del movimento Notav, che hanno rivendicato la presenza su quell'autostrada quel giorno, ma non a caso, ma perché il movimento Notav era
era stato colpito dalla dura azione repressiva delle forze di polizia proprio in quei giorni, portarono la protesta dove più normalmente si può portare, cioè anche cercando di bloccare, come lo vediamo fare tantissime volte anche oggi, bloccando le arterie del traffico in modo tale come vogliamo fare agli operai, alle operaie, come lo vediamo fare in mille occasioni, eppure per quella sola presenza quel giorno in strada e per il fatto, per esempio, nei confronti di Dana di aver parlato ad un megafono, si vedono essere affibbiati anni di carcere con accuse di violenza privata, interruzione di pubblico servizio, piuttosto che. Questo è l'altro tema che secondo me è al centro, il tema repressivo, come lo abbiamo adesso ultimamente si parla molto del caso di Emilio Scalzo, che è un tema caro al movimento No TAV, è un militante, un attivista No TAV che ha però, come spesso accade nel movimento No TAV, non solo in testa la questione di questo treno, di questo progetto che sventrerebbe l'intera valle, ma ha a cuore e vive appieno la vita la concezione di libertà a tal punto che l'ha portato, come tante e tanti in Val di Susa, anche a indignarsi, a manifestare contro le condizioni che vengono vissute dai migranti che cercano di attraversare l'Europa, in questo caso passando dall'Italia alla Francia, e questo la spiegherebbe molto su Schengen e sulla libertà di attraversare le frontiere anche interne, perché nel confine nell'alta Val di Susa, tra l'Italia e la Francia, muoiono e continuano a morire migranti che tentano di attraversare, magari per raggiungere parenti, conoscenti o solo per cercare di vivere la vita che vorrebbero vivere, di attraversare questo confine e muoiono. In questa manifestazione, in una di queste manifestazioni, Emilio è per una di queste manifestazioni al confine con la Francia, Emilio è stato prima segnalato, è stato un mandato d'arresto internazionale nei suoi confronti, l'estradizione in Francia, il carcere prima a Torino, poi Aix-en-Provence, la mattina con il paese di Bussoleno preso d'assalto da forze di polizia per catturarlo, manco fosse il peggiore criminale del mondo. Il tutto perché ha portato solidarietà a una manifestazione che chiedeva, attraverso delle azioni totalmente pacifiche, che le persone possano decidere il loro destino, possano vivere dove decidono di vivere e se vogliono attraversare una frontiera che lo possano fare. Ecco, al di là del caso di Emilio, il caso anche di Nicoletta e di Dana spiegano molto bene come agisce lo Stato, cosa fa lo Stato che dovrebbe definirsi, insomma, anche garantista da un certo punto di vista, uno Stato di diritto. Parliamo di Festival dei diritti umani a Napoli, credo che questo tema potrebbe sia già rientrato all'interno e di come anche da noi i diritti umani in realtà non siano rispettati. Ma io lascerei proprio a te, Gerry, introdurre ancora meglio di me magari le nostre ospiti e parola a loro che sono poi la voce della valle che resiste, la voce di questo grandissimo movimento. Ma mi basta poco, semplicemente chiamarle subito con noi. Nicoletta Dosio, un abbraccio, benvenuta, buon compleanno Faber. Grazie, grazie. Vi ringrazio per l'invito, per questa serata. Vi ringrazio anche perché riesco a vedere Dana finalmente. È più di un anno che non ci vediamo. Abitava poco lontano da casa mia e quindi, oltre alla lotta, avevamo anche dei momenti di vita comune. Poco La prima che mi pasica che mi arrestassero, svegliava ogni mattina. perché c'è la mia asinella, ma certo, io ho un'asinella che girava e andava sotto la sua finestra, no? Perché anche lei fa parte del movimento. La mia asinella, intendo, è oltre ad Anna. L'hanno portata via, ecco, io ero appena rientrata dal carcere, non pensavamo che l'avrebbero arrestata e invece ce l'hanno portata via. Ed è stata una giornata di grande impegno collettivo perché in realtà quello che lega questo movimento sono delle ragioni forti, che sono ragioni di vita. E sono anche ragioni di cuore, perché la vera forza che noi abbiamo è veramente la forza dell'amore, questo amore collettivo nei confronti delle persone, della nostra terra e questa voglia di non arrendersi davanti a un sistema che vorrebbe vederci deboli e in ginocchio. Ma noi sappiamo che la vita è preziosa, la vita della natura, la vita delle persone. E non può essere bella e buona
una vita che vede tanta oppressione. Il nostro impegno, che è contro, non solo contro un treno, ma contro un modello di vita, contro un grande sporco affare che vede unito quello che noi chiamiamo il Partito Trasversale degli Affari, che siede nei luoghi delle istituzioni, siede in Parlamento. E all'unanimità, ma anche quelle misure di sfruttamento che sono poi quelle che stanno uccidendo a poco il nostro futuro e non solo il nostro, e proprio in difesa di quel futuro di tutti che è inscindibile dalla difesa del presente, ci siamo messi in piedi, sono ormai 35 anni e la nostra lotta è una lotta che ha visto crescere intorno a noi intere generazioni, perché il segno che in fondo siamo dalla parte del giusto è che ci sono anziani come me, io ormai sono anziana e ho visto questa lotta e altre lotte precedenti, però ci sono i nostri che trovano un senso nuovo alla loro vita proprio anche nel fatto di non arrendersi. Li vediamo anche in questi giorni col problema della scuola. Quindi noi ci siamo resi conto in valle a poco che è un sistema intero contro cui dobbiamo combattere. Lo facciamo molto semplicemente, senza, diciamo, strategie pregresse, no? Perché la nostra lotta è nata quotidianamente, giorno dopo giorno, proprio molto concretamente legandola alla realtà. È una lotta anche, dicevo, nata sui rapporti di reciproco affetto. L'abbiamo imparato anche nonostante la repressione contro di noi. Io direi che quella repressione ha consolidato i nostri legami, perché ci ha fatti sentire davvero un corpo unico. Noi diciamo che esiste la famiglia di sangue, ma molto più forti sono i legami della famiglia di lotta, perché esattamente questo è. Ed è per questo che il movimento si è messo in piedi sempre contro le ingiustizie e contro l'incarcerazione delle nostre compagne e dei nostri compagni. Qui vedo Dana, e ai domiciliari c'è ancora Stella. C'è Mattia, c'è Fabiola, c'è Luca e poi il nostro Emilio. Emilio l'abbiamo visto, siamo andati a trovarlo con ben due pullman e tutta una serie di auto in Francia proprio sabato. Era appena uscito quasi a sorpresa dal carcere di Aix-Luynes, che tra l'altro siamo andati a vedere dall'alto proprio per portare un saluto anche agli altri detenuti. Emilio stesso ce l'ha chiesto. Perché, come è successo ad Anna, come è successo a me, anche Emilio ha trovato dei legami forti all'interno del carcere. E sono legami che nascono quando è chiara la distinzione tra i carcerieri e gli incarcerati. E io credo che questa sia una cosa importante da tenere presente. E quindi dovremmo anche parlare esattamente di questo. No? Noi siamo un movimento con tanta solidarietà intorno, ma noi abbiamo trovato nelle carceri tanta solitudine, tanta ingiustizia, tanta repressione che non ha voce. E quindi io credo che come Dana anch'io cercherò sempre di fare, cioè parlare della nostra lotta, ma anche di chi represso, chiuso all'interno delle carceri, questa lotta la conosce attraverso noi, ma non ha chi possa difenderlo per davvero. A questo proposito, sono particolarmente contenta questa sera di partecipare a questo incontro per ricordare Fabrizio De André. È un fatto particolare che mi lega al carcere. Nel carcere c'è una piccola biblioteca al femminile
e la bibliotecaria, che è una dipendente comunale che veniva volontariamente, ogni tanto ci portava anche delle cassette e dei DVD per farci sentire della musica. Mi ha portato uno di Fabrizio De André e io le ho chiesto di sentire quella che è la più bella delle sue canzoni, L'ora di libertà. E con me c'erano le mie compagne, no? Perché eravamo in biblioteca, una biblioteca frequentata perché era uno dei pochi luoghi dove ci si sentiva un po' meno in carcere. E l'abbiamo sentita e da quel giorno poi tutti se la sono ricordata e tutti la cantavano. Io la conoscevo, mi dicevano ma come sono, come erano le parole. Perché? Perché quella canzone parlava davvero di quella che era la condizione. E anche Dana lo potrà ricordare, noi ne abbiamo trovate tante persone rispetto alle quali non c'è voce e non c'è giustizia. E L'ora di libertà, per esempio, diciamo che il verso più bello, che poi se lo ripetevano tutte quante, era proprio questo, che ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane, ma non... Noi sappiamo che un delitto è il non rubare quando si... Avevano come unico delitto proprio quello di aver cercato di prendere qualcosa perché avevano fame. Il carcere è pieno di povertà. In carcere ci sono soprattutto i poveri e cominciano ad esserci di nuovo quelli che si ribellano al sistema sempre più oppressivo. E quindi la nostra valle è il segno di una lotta che è assolutamente comprensibile perché l'ingiustizia è tanta. E il non cedere all'ingiustizia e il farlo con la serenità e la forza, e il senso di solidarietà, e il senso di comunità, di collettività che rinasce, beh, è un grande aiuto e una grande sicurezza per tutti noi. Sappiamo che intorno a noi le forze repressive sono tante. La repressione nasce anche perché sa che noi non ci arrenderemo, quindi... È l'altra faccia della nostra lotta. Tribunali, giornali assolutamente, diciamo, prezzolati, carceri. Noi riusciamo a sostenere tutto questo perché sappiamo di non essere soli. E la nostra valle, se continua ad essere... Caduta Nicoletta. È bella e così cara per tutti noi, ecco. Perché in fondo rappresenta, diciamo, di una bellezza che vorrebbero toglierci, delle possibilità di vivere insieme. Pronto? Mi sentite? Sì, ci sei. Si sente. Niente, questo è quel che volevo dire. Quindi vi ringrazio e abbraccio Dana e abbraccio tutti quanti voi. Manuel, che dire, anche quando prevediamo un'ipotetica caduta di Nicoletta, anche tecnologicamente parlando, lei riemerge, insomma ancora il suo pensiero riaffiora. Nella mia ora di libertà ovviamente mi fa tornare in mente anche il nostro compagno di viaggio, insomma, di Gerardo, di Manuel, di Buon Compleanno Fabere, di Radio Onda d'Urto, il buon Paolo Finzi, con il suo Che non ci sono poteri buoni, il pensiero anche anarchico di Fabrizio De André, il suo ultimo progetto, l'ultimo viaggio condiviso fino alle ultime pagine, gli ultimi giorni con me, con Marco, con Manuel. Dana Lauriola, grazie anche a te per la disponibilità, benvenuta, ben trovata. E in questi due anni di assurda crisi, no? Ed evidente crisi socio-sanitaria, insomma, a te è stata affidata forse per assurdo la distanza peggiore, insomma, in qualche modo, no? Che si possa infliggere a un individuo pensante come è Dana Lauriola. Ma sì, ho affrontato insomma questi ultimi due anni di pandemia ovviamente lontano da quella che è la mia casa, cioè la valle, dalla mia famiglia di lotta, che è la famiglia di cui parlava
Nicoletta, o sicuramente in questo percorso, parlo soprattutto di quello abbastanza lungo all'interno del carcere qua di Torino delle Vallette, ho trovato un'altra famiglia che si è aggiunta, no? Alla mia famiglia naturale, la mia famiglia di lotta, una famiglia di donne con cui insomma ho affrontato questi mesi e questo percorso lungo e sicuramente non facile. Insieme a loro abbiamo cercato di modificare delle cose all'interno del carcere, nel nostro piccolo insomma ci siamo riusciti, abbiamo fatto parlare di noi, abbiamo inscenato delle proteste, degli scioperi della fame, abbiamo cercato di aiutarci e di rivendicare un valore che insomma oggi all'interno delle carceri è abbastanza negato, che è quello della dignità che a ogni essere umano deve essere garantito, soprattutto insomma se una persona si trova nelle mani insomma dello Stato e a quel punto dipende da esso per raggiungere quei livelli standard minimi di vita. E la nostra storia insomma quella del movimento No TAV che Nicoletta è bravissima a raccontare, è una storia che ovviamente ha sempre avuto un grande impatto per chi l'ha conosciuta. Noi a partire dalla difesa della nostra terra siamo riusciti, io credo, per chi ha voluto ascoltarci, a scoprire quelli che sono i nervi più appunto scoperti di questo capitalismo vorace, mortifero, distruttore. E il nostro discorso è completamente incompatibile con esso, perché noi non guardiamo al profitto, noi non guardiamo all'interesse dei soliti, noi guardiamo appunto alla dignità delle persone, al diritto a vivere in una terra non inquinata, non distrutta. Noi abbiamo il rispetto per gli alberi, per gli animali, per ogni forma di vita che ci circonda. È ovvio che questo approccio va proprio a scontrarsi con quella che è una visione del mondo che purtroppo avanza velocemente, anche ferocemente. Le recenti pandemie, anche i nuovi insomma venti di guerra che adesso vedremo cosa comporteranno o meno, comunque ci insegnano che l'uomo, meglio chi ci governa, fa fatica a imparare dai propri errori. Abbiamo un pianeta che sta chiedendo aiuto e ci sta chiedendo di fermarci e non lo stiamo facendo. Abbiamo dei popoli che milioni cercano di fuggire dal sud del mondo, dalle guerre, che bussano ai nostri confini, alle nostre porte, chiedono di essere aiutati, accolti, salvati, di avere una possibilità di vivere e si vedono costruire muri, sparare addosso, morire di freddo. Quindi io credo ci siano alcune visioni, alcune esperienze come la nostra, ma come tante altre che anche voi avete citato, che ovviamente fanno fatica, no? a resistere e a sopravvivere all'interno di questo sistema che ha delle maglie molto strette. Quello che noi abbiamo imparato è che insieme dobbiamo provare, è un dovere ed è una possibilità fare la differenza. Noi come movimento No TAV lo abbiamo imparato giorno per giorno, nel senso che poi questa storia non era già scritta e quindi è stata scritta ogni volta, ogni giorno, ogni assemblea, ad ogni evento in maniera nuova. Non sapevamo spesso cosa sarebbe accaduto poi, ma ci siamo fatti guidare insomma dal buon senso e da quell'amore di cui parlavo prima.
ed è lo stesso amore, insomma, lo stesso approccio con cui poi ognuno di noi si ritrova anche ad affrontare altri aspetti della sua vita. Nel caso mio e di Nicoletta è stato all'interno del carcere, è stato nei nostri luoghi di lavoro. Nicoletta per tanto tempo ha insegnato alle giovani generazioni della Valle, secondo me ha una grossa responsabilità rispetto anche alla grande, insomma, partecipazione che il movimento negli anni ha raccolto. Io ad esempio lavoro con delle fasce deboli della popolazione. C'è una, appunto, una visione del mondo che io credo vada difesa. È difficile perché poi, insomma, come nel nostro caso, quando ti scontri con la violenza di uno Stato che non ha remore, comunque non esita, no, anche a giocare sporco, può diventare difficile, si può avere paura, si può cadere, insomma, nelle intimidazioni. Ciò che fa la differenza, o che almeno nel mio caso l'ha fatto, è stata la solidarietà, il fatto di guardarsi indietro e sapere, insomma, che oltre a quelle mura non ero ad esempio da sola, ma c'era tutta questa mia famiglia di lotta, non solo, insomma, qui in Valle, a Torino, ma anche da tante parti d'Italia, e soprattutto non perdere mai di vista un compito importantissimo che abbiamo, che è quello di provare a portare avanti questa visione di un mondo che purtroppo sta morendo su se stesso, e bisogna, insomma, provare a invertire questa cosa. È difficile, io non credo sia utopistica, ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole l'unione di cui Maurizio parla. Bisogna essere, insomma, in grado di davvero unire le forze, perché il compito, ecco, è arduo, ma è necessario. Soprattutto io credo, almeno per noi, insomma, che siamo qua, nessuno vuole e sarà mai complice di una serie di dinamiche e di fatti che avvengono in questo mondo. La non complicità in questo caso tu la puoi dimostrare solo agendo in maniera ostinata e talvolta anche purtroppo contraria alle leggi, se le leggi, insomma, sono ingiuste. La Val di Susa a noi l'ha insegnato che c'è una grossa differenza tra la legalità e quello che dovrebbe essere un concetto alto di giustizia sociale per il mondo, per chi lo vive. E fare propria questa differenza può far incorrere, insomma, in contrattempi come abbiamo avuto noi, ma io credo ti permetta di vivere una vita coerente e ispirata a dei valori, anche a un'etica che vale la pena, insomma, portare avanti di questi tempi. Per i disobbedienti alle leggi del branco, devo ringraziarti per alcuni passaggi sul tema dell'amore, quello che ho la A maiuscola, ovviamente, Dana, perché forse Marco ricorderà in questi giorni, nel nostro post l'abbiamo proprio scritto, riportando questa frase di Fabrizio, insomma, perché l'epilogo della libertà non potrà non coincidere con l'amore. Grazie intanto, Dana. Marco Azunis. Ho visto che hai preso tanti appunti randagi, abbiamo visto il tuo gatto come quello prima di Maurizio del Buffalo, avete parlato di cani, avete salutato la vostra fattoria, insomma, no? I vostri animali domestici e randagi, le caprette sequestrate. Quante considerazioni, Marco, ma soprattutto so che a te piace il ponte con Marco e Nuto Revelli, c'è una frase che di Marco mi sono appuntata, insomma. Siamo passati dalla resistenza alla degradazione della politica. Sì, intanto vi saluta anche il mio gatto. Milù deve avere saputo che c'era una riunione, quindi è venuto a trovarmi e quindi, insomma, abbiamo anche un altro ospite. Ma ho trovato davvero straordinario questo momento di conoscenza e di confronto, e mi pare che simbolicamente rappresenti anche questo, un forte elemento di resistenza attraverso
come dire, la congiunzione di persone che nel loro ambito tendono in qualche modo a contrastare un potere soffocante rispetto ad un bisogno di libertà che noi abbiamo, tanto più pressante e forte non solo, come dire, rispetto ad una logica politica davvero così pesante e dura, in una dimensione politica incredibile, così disastrosa, un sistema di partiti che non esiste più, insomma ci dà una connotazione del nostro paese davvero, davvero così complessa e difficile. Per cui tutto questo inserito nei tempi così difficili, duri, che in qualche modo portano l'uomo, le persone a isolarsi, a sentirsi più sole, in tempi della pandemia, i fatti che oggi noi stiamo in qualche modo facendo emergere diventano ancora più duri e così pressanti. Però ecco, simbolicamente, come dire, la giornata di oggi che riunisce tante persone impegnate su settori e su campi diversi rappresentano davvero un elemento di fiducia e di speranza che possa davvero aumentare, ingrandire questo bisogno di resistenza e di stare un po' tutti più vicini. Mi pare che questo sia davvero il pensiero, l'elemento che è emerso da più voci. Ecco, mi pare che davvero da questo punto di vista anche la giornata di oggi sia davvero un momento davvero molto bello e importante. Grazie Marco. Manuel, ti lascio, come dire, una sorta di divagazione all'Atret, provocando. No, non vado a divagare, io vorrei rimanere sul pezzo, vorrei rimanere sul pezzo, cioè, non c'è mica da divagare qua, perché c'è andato... anche perché ho una provocazione da farti. No, vabbè, la prima cosa che mi viene in mente è che Dana ci manca un casino in radio, perché la lucidità... Cioè, voi non sapete magari che Dana è una di quelle voci che quando capita qualcosa, no, in valle, capitava, fino a quando non ha avuto questo elemento repressivo in valle, insomma, che l'ha colpita, era uno dei primi numeri di telefono che si chiamano, no? Per sapere cosa è accaduto e sapere la lettura di quanto sta accadendo. E la sua lucidità nell'esporre determinati temi mi ha fatto pensare innanzitutto che ci manca una voce, una testa, un corpo e una capacità di leggere le situazioni come la sua. La recupereremo anche un tempo presto, radiofonico, Dana. Possibile. Anche un tempo radiofonico, Dana, Manuel. Anche tempi radiofonici, sì, che non guastano mai, ma come c'è anche grandissimi la Nicoletta. Nicoletta sì. È un'altra delle fonti che per quanto lei dica essere ormai anziana, anzi, fossero tutti così, insomma, io vorrei mettersi, mi danno un foglio in cui firmare e arrivare a quell'età così, insomma, io, quell'età, che non è altissimo, però, insomma, ci farei la firma per tutta la lucidità che esprime. Ma al di là delle battute, io sul tema vorrei tornare, dicevo, non vorrei divagare e rimanere sul pezzo, perché c'è un aspetto, io richiamerei in causa Marco Revelli con noi, perché uno dei temi che ha espresso e che ha espresso proprio Dana poco fa, io ricordo, se non sbaglio, Marco, poi tu magari mi correggi, che tu sei stato anche testimone in un'aula di tribunale rispetto ai fatti del 2011 in Val di Susa, a quella resistenza allo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena. E durante quella testimonianza tu portasti, insomma, da testimone l'elemento che quel giorno i valsusini si difesero da quell'aggressione poliziesca che fu vista nel tentativo, nella ricerca di potersi riprendere la terra che gli apparteneva. Ecco, su questo ragionamento con cui Dana chiudeva un po' il suo intervento, cioè ormai quella lontananza, quella distanza ormai incolmabile tra legalità e giustizia di cui ci parlava Dana, vorrei una tua riflessione anche alla luce del lavoro che invece dovrebbe essere quello che faccio io e che fanno tanti altri, per esempio Molinari, direttore Molinari, che ha paragonato i NOTAV dicendo che sono, insomma,
il retaggio di quel terrorismo, rispolverando questa tesi del terrorismo degli anni 70, e quindi dando di fatto dei terroristi al movimento No TAV. Legalità, giustizia, su questo tema ti chiederei una riflessione. Se posso rubarti la scena, Gerry, farei una domanda. No, devi. Ah, okay. Non mi rubi la scena, sei il protagonista della narrazione, caro Manuel. Vai, Marco. Microfono. Eccolo. La distanza tra legalità e giustizia. Io di quella mattina in tribunale ricordo un passaggio che mi è rimasto piantato in testa, non lo dimenticherò mai. A un certo punto raccontavo del momento in cui la polizia ha sfondato il cancello in basso alla centrale per dare l'assalto finale alla collina, e riferivo a questi giudici che stavano lì ad ascoltare con le loro toghe, le loro facce di marmo, eccetera, che passavano questi manipoli di poliziotti che scortavano le ruspe, le macchine movimento terra, e intorno i valsusini che gridavano mafia, mafia. Perché quelle ruspe, lo sapevano infatti i valsusini, appartenevano a famiglie mafiose, come lo stesso tribunale poi appurò. E lo dicevo davanti a dei giudici, pensando che facessero almeno un moto di attenzione di fronte a una cosa di questo tipo. Le facce rimasero di marmo. Gli avvocati della difesa dei dimostranti chiesero di mettere a verbale quel passaggio, e gli avvocati della TELT, gli avvocati dei distruttori si opposero a che in un tribunale l'evocazione dell'andrangheta e della mafia fosse registrata. E ho avuto la misura dell'abisso davvero, no? Nell'illegalità stavano i rappresentanti della legge per certi versi, e dalla parte della giustizia stavano gli imputati. E il movimento No TAV ci dice esattamente questo, che il re è nudo nei suoi 35 anni di mobilitazione, hanno straccio dopo straccio denudato il re, e oggi ci appare in tutte le sue vergogne, no? Mentre la popolazione della Val di Susa esce con la testa alta da tutta questa vicenda. Tanto più in un mondo come, in giornate come quella di oggi, dove è abbastanza evidente che quel mondo che si difende con le ruspe dell'andrangheta, con i blindati, i caschi e gli scudi, con i manganelli che aprono le teste e così via, quel mondo sta cadendo a pezzi, sta perdendo anche le foglie di fico che lo ricoprivano, ci ha fatto attraversare una pandemia e non è ancora finita, e ci presenta una guerra con una narrazione demenziale senza nessun principio di responsabilità rispetto ai rischi a cui espongono l'umanità intera, eppure continuano a amministrare quella che chiamano giustizia, no? E quindi, come dire, il re è davvero nudo, no? Di fronte alla valle.
Maurizio Del Bufalo, ci sei? Ci sono, come no? Sì, anche attraverso queste ultime considerazioni, no? che ci porta il buon Revelli, quanta responsabilità, quanta passione ancora per il Festival per il Cinema dei Diritti Umani di Napoli, per continuare a essere ponte, no? Come dire, volano di storie da declinare. Maurizio, qual è la responsabilità e qual è questo assurdo, almeno per me è così, no? Il privilegio per gente come noi, come Radio Onda d'Urto, insomma, per Marco Asunis, per Maurizio Del Bufalo, raccontare storie, no? Storie che appartengono a genti, luoghi dove c'è un dramma, dove c'è un disagio. Ecco, come ti fa sentire? Qual è lo stato d'animo rispetto a questa, no, vostra ostinata direzione contraria per continuare a essere portatori di storie, Maurizio? Ah, guarda, la prima reazione che abbiamo provocato quando fondammo il festival 17 anni è stata quella di sentirsi dire che stavamo rovinando il cinema, perché facevamo cinema politico, che è triste, che racconta storie umane di sofferenza, quindi un po' pesante. E poi col tempo invece ho scoperto che le stesse persone che ci accusavano di questo a distanza di anni ogni tanto ci telefonano per chiederci se abbiamo quel certo film che parla di quella certa cosa, perché devono raccontare una storia, hanno bisogno di questi, di questo linguaggio, del linguaggio cinematografico. Quindi direi che la nostra strada è, l'abbiamo imbroccata e ormai non credo che cambierà, perché crediamo che con il cinema si possano raccontare storie come quelle dei Notav, le storie di resistenze umane. Quindi il festival è pieno, stracolmo di cinema che parla di queste cose da tanti anni, e devo anche dire che non l'abbiamo appreso dagli italiani questo genere cinematografico, l'abbiamo appreso dagli argentini, che di sofferenza ne hanno tanta, e sono usciti da queste storie tristi raccontandole anche con il cinema, con il bel un cinema che non fa differenza tra documentario e fiction, un cinema che racconta le storie umane a tutto tondo. Ecco, quindi direi che dal nostro modestissimo punto di vista abbiamo trovato un Ubicon System, no? Un posto dove fermarci, dove stare e dove poter incontrare altre persone. C'è sotto, sullo sfondo, una crisi più generale della politica, quindi anche del cinema politico, che è costretto ad un angolino dal consumismo, da tutti questi fenomeni insomma capitalistici. Però diciamo che noi un po' alla volta ci siamo guadagnati uno spazio, quindi un network nazionale e internazionale che fa circuitare cose di questo genere, per cui non è stata inutile la puntata con i Notav, sicuramente no, è stata bellissima non solo per le persone che abbiamo ritrovato, ma perché pensa che in questi giorni stiamo contrattando con le scuole di Napoli, le scuole medie superiori, un corso breve di cinema dei diritti umani, nel quale metteremo dentro anche le registrazioni che abbiamo fatto al festival, quella giornata memorabile con San Didero, con i ragazzi, e c'erano 3-4 ragazzi, mi ricordo i nomi, Francesca, Ivan, insomma erano simpaticissimi, carinissimi, che affrontavano con una disinvoltura incredibile dei temi politici molto sofisticati. Ecco, questo è un modo per parlare ai nostri giovani, per fargli vedere che ci sono regioni d'Italia in cui il racconto non è proprio disteso come quello che vivono loro. Quindi il nostro lavoro è un po' questo, raccontare nei posti dove più difficile raccontare queste storie, portarle e cercare di seminare queste cose. Poi devo dire che, a proposito della crisi della politica che investe tutto il nostro mondo e che è un po' alla base di questo dramma dei Notav, ma che poi il dramma che viviamo in tutta l'Italia, perché mentre da loro c'è l'attacco delle grandi opere sulle colline fuori Torino, da noi sulle coste italiane, le coste del sud, che con i piani paesaggistici che ci fanno paura, ci fanno venire i brividi, è la stessa identica lotta, grandi opere lì, grandi opere qui, quindi abbiamo tanto da imparare da loro, abbiamo tanto da discutere su questi temi. E diciamo che in questo clima che viviamo, un dato che mi ha sconvolto abbastanza è il fatto che gli amici giuristi con i quali collaboriamo spesso, gli amici dell'ASGI, mi hanno segnalato che ci sono allo studio in Europa un paio di leggi che dovrebbero riformare il diritto d'asilo, praticamente cancellandolo. L'Europa continua ad andare in quella direzione, continua ad erigere muri, barriere, ad incarcerare la gente come Emilio che aiuta i migranti, a punire persone come Fornasire e gli altri, a punire Mimmo Lucano. Cioè siamo veramente ormai su una rotta di collisione con questo mondo vecchio e muffito a cui faceva riferimento Marco. Io non lo so lo scontro dove ci porterà, perché al di là di quello che sta accadendo in Ucraina, io
avremo addosso veramente un'Europa che non riusciamo a digerire più, non riusciamo a capire. C'è veramente uno scollamento tra la base e la cosiddetta società civile, questo termine che fa tanto ridere tante persone, che invece io mi sento parte di questa società, mi sento veramente una persona che fa politica molto modestamente, non dico isolato, no, però perché c'è gente come voi a Cagliari, gente come voi a Torino, ci sono circuiti come quello di Brescia, della radio, insomma, ci sono tanti esempi del genere, ma siamo veramente frammentati. E qui è il problema, dobbiamo trovare un'unità, non ci sono più i partiti che ci aiutano, non c'è più un liquido nel quale possiamo trasmettere queste onde. E, insomma, duretta. E qui sta il mio punto di domanda, perché dal festival volevo quasi una risposta, sapevo che era impossibile, ma volevo dire, ce la farete voi da soli in Val di Susa, ce la faremo noi da soli in Campania o in Calabria a resistere a tutto questo? Questi momenti. Allora non c'è una risposta a tutto questo, c'è soltanto la certezza che la lotta, anche la lotta che assume momenti dolorosi come quelli di Nicoletta e Dana, è l'unica nostra speranza, cioè non c'è altro. Per il momento dobbiamo continuare a lottare, però cerchiamo di trovare perlomeno dei momenti di incontro, questo è il mio auspicio, speriamo che questi piccoli semi come Buon Compleanno Faber, come il piccolo Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, riescano a fare un po' di rete, di coagulo, perché insomma non siamo pochi, ecco, di questo ho la certezza, e cresciamo anno dopo anno, però sembra che la storia stia viaggiando a una velocità straordinaria, quindi dobbiamo tenere presente quello che sta accadendo e fuori dal quello che accade nei governi, perché loro decidono con una rapidità impressionante le grandi opere, le grandi guerre, i grandi muri, insomma c'è una contraddizione in tutto questo alla quale dovremo prima o poi dare una risposta. Per cui la mia è più una domanda che una conclusione. Dico soltanto che tutto quello che ci siamo detti stasera conferma la necessità di fare politica, con la P maiuscola, dalle scuole ai cantieri della Val Susa. Dobbiamo veramente ritrovare la capacità di fare politica. Grazie Maurizio, oppure ritornare anche a fare il pane con la P maiuscola, perché il pane vuol dire comunità, quando si fa ancora a fare con la pasta madre, insomma con la scelta dei grani, ci hanno portato via anche quello. Manuel, se sei d'accordo farei un ultimo giro di riflessioni, prima appunto di andare poi in chiusura con le tue riflessioni e quelle di Marco Asunis. A proposito di frammentazione, Nicoletta ci sei, vero? Sì, certo, sì. A proposito di frammentazione, uno degli argomenti che ci riportava Maurizio, ti faccio questa domanda un po' tagliente se vuoi, ma so che a te posso e devo farla. In questi due anni, insomma, c'è stato il rischio che oltre al virus che ha debilitato, insomma, il sistema immunitario delle persone, c'è un altro virus che abbia messo, come dire, appunto, a rischio, no, l'incomunità di pensiero della valle, della condivisione di un pensiero unico, nel senso positivo del termine, del movimento NOTAV, vista la disumanizzazione che c'è in atto, no? E la separazione, le paure, le ipocondrie, le paranoie, insomma, quindi se è successo qualcosa del genere che stia minando un po' la compattezza del movimento. No, il movimento è compatto anche perché ha saputo andare al di là dei momenti che sono più stati messi in mezzo come una bomba a orologeria. Il movimento è compatto perché è compatta la lotta, perché abbiamo un terreno comune che è quello della lotta reale, no? E che è quello del fatto che proprio perché siamo una famiglia di lotta ci si ritrova per portarla avanti questa strada che noi facciamo. Un elemento importante per raggiungere, sono state dette tante cose, è che la nostra forza sta anche nell'aver capito che non si può e non si deve più delegare. Non possiamo aspettare dall'alto la difesa di quelli che sono gli interessi, è una brutta parola, diciamo i diritti dei territori, i diritti delle persone. E l'altra constatazione chiara è proprio lo scollamento della politica rispetto all'autonomia dei politici rispetto a quelli che sono i bisogni reali delle persone. La cosa importante è non andare avanti da soli, perché la ricomposizione delle lotte è davvero l'arma importante che abbiamo nelle nostre mani, ed è per questo che
con la nostra bandiera in Ottawa siamo presenti anche con realtà diverse, perché bisogna mettere in discussione per esempio il concetto stesso del lavoro. Una delle mine vaganti che hanno tentato di metterci tra i piedi è proprio questa, no? Che in fondo le grandi male opere, il TAV porta lavoro. E noi diciamo che c'è lavoro e lavoro, c'è il lavoro che migliora il mondo, che rispetta la dignità delle persone, che fa crescere in armonia con la natura, e c'è invece il lavoro che devasta chi lo fa e chi lo deve subire. Allora non basta parlare di lavoro in astratto, ci sono elementi concreti. Siamo andati con i lavoratori delle varie realtà in lotta per la difesa del posto di lavoro e ci siamo sentiti perfettamente in sintonia con loro, proprio perché la ricomposizione delle lotte, che sono lotte ambientali, sono lotte di tipo sociale, il diritto alla cura per le persone, il diritto alla mobilità. Per esempio, la nostra lotta contro il TAV ha avuto anche un momento molto importante nella lotta proprio nei primi anni 90 contro la privatizzazione delle ferrovie. Perché negli anni 90, quel cosiddetto piano Necci, è stata messa in discussione proprio la ferrovia come servizio pubblico. La trasformazione delle ferrovie in SPA, che ha comportato il taglio di posti di lavoro e il taglio soprattutto di servizi, per cui abbiamo un paese che per i due terzi non è servito da una ferrovia decente. E loro pensano di fare le opere ad alta velocità, i treni ad alta velocità. E ultimamente, tanto per riconnettersi col discorso della guerra, è stato chiaro che questi corridoi di traffico, di merci, di capitali, eccetera, dovranno essere anche corridoi di traffico della guerra per il passaggio appunto degli eserciti. Allora, un motivo in più per la nostra valle di dire no a tutto questo. Tante culture si sono messe insieme. E questo voglio anche dire, che abbiamo bisogno di una rivoluzione reale. Rivoluzione vuol dire mettere in piedi le cose, perché il mondo sta andando davvero a catafascio. E una rivoluzione reale deve partire anche da una rivoluzione culturale. Sono inscindibili le due cose. Per cui la cultura che voi portate avanti non è qualcosa di aggiuntivo, è qualcosa di essenziale. Per cui tutto questo in fondo è l'elemento che ci rende unici e non ci fa cadere nelle tagliole di chi vorrebbe mettere gli uni contro gli altri. No, noi sappiamo che abbiamo un solo nemico, che è quello del potere e del sistema che ci sta schiacciando tutti. Dall'altra parte, ci sono coloro che a loro modo, ognuno a suo modo, secondo le sue possibilità, però continua a lottare, questo vogliamo. Caro Marco Zunis, dal prossimo anno condurrà Nicoletta Dosio, buon compleanno padre. Non ho dubbi sulla continuità, sull'evoluzione del progetto. Dana Lauriola, una battuta anche con te prima dei saluti. Ci sei, Dana? Sì, eccomi. Una domanda, se vuoi, un po' più forse intima e personale. In questo tuo momento di fermo biologico, di privazione, ovviamente, c'è qualcosa che ti apre un nuovo punto di vista per te donna, per te individuo, anche rispetto al tema della valle? C'è qualcosa che può cambiare prospettiva, come per rinnovare poi, come dire, il tuo sostegno, no? All'idea di lotta e di partecipazione? Ma di fatto, insomma, c'è stato un tentativo nei miei confronti negli ultimi anni di piegare molto la mia volontà, nel senso che questa del carcere è stato l'esito comunque di tutta un'altra serie di azioni iniziati molti anni fa, perquisizioni, denunce, minacce, intimidazioni e tante altre cose. Io attorno, insomma, alla mia esperienza di vita sono riuscita a solidificare comunque una visione del mondo, dei rapporti e di quello che voglio essere. Sono riuscita a farlo perché sono cresciuta all'interno del movimento NoTav. Ho 39 anni e da quando sono molto piccola, insomma, frequento il movimento. Ogni nostra esperienza viene vissuta in maniera collettiva e quindi
la detenzione di Nicoletta, come la mia, insomma, non sono mai esperienze solo personali, anche se ovviamente c'è una componente intima di sensibilità, di dolore, di timore, di speranza. Però noi, e questa è davvero una grande forza che abbiamo, elaboriamo soprattutto i momenti difficili insieme, nel senso che appunto il carcere a una donna, a una di noi, per un periodo così lungo, ecco, non era ancora capitato. Nicoletta era stata pochi mesi, io sono stata un po' di più, è stato un, tra virgolette, trauma collettivo, e collettivamente abbiamo cercato le risposte. Come movimento abbiamo avuto negli anni tante volte delle delusioni, tante volte dei dolori, ci sono state grandi vittorie, grandi soddisfazioni, ma anche momenti, no, di difficoltà in cui non sapevi cosa fare, o comunque ti chiedevi se ti stavi ponendo nel modo giusto, magari non riuscivi a vedere, no, un altro modo per spiegare, per far vedere al mondo, chi ti stava intorno, le ragioni della tua lotta. E noi, con un confronto davvero molto franco, molto profondo, siamo sempre riusciti a rielaborare insieme tutta una serie di cose, a guardare il futuro. Questa cosa credo sia molto importante poi anche nella vita, insomma, di tutti i giorni, che ovviamente non è solo la lotta, apprendi all'interno del movimento, ci sono grandissime diversità, no? Tanti si chiedono, ma come avete fatto per altri 30 anni a continuare a stare assieme? Non ci sono fughe, comunque sia, bene o male, sembrate sempre compatti, la voce è una. E di diversità ce ne sono molte, da quelle proprio anche di orientamento magari politico all'interno, di sensibilità verso alcuni temi. A volte le differenze sono importanti, no? Che se fosse quello nel tema l'unico terreno di confronto, non ci si troverebbe. Noi siamo riusciti a trovare una formula, che è quella di mettere al centro la lotta e il movimento. Quindi laddove ci sono delle indecisioni, laddove ci sono dei conflitti, la domanda è sempre la stessa: questa cosa fa bene, fa crescere il movimento Notav oppure no? E soprattutto il rispetto, che è un qualcosa, insomma, che di sti tempi, non voglio adesso sembrare una novantenne, però insomma il rispetto è importante nella politica, ma anche nelle relazioni umane. C'è un fattore culturale, mi sembra proprio evidente, insomma, di sti tempi, che c'è una difficoltà a relazionarsi all'altro, abbandonando anche un po', no, un punto di vista molto iperindividualista, abbracciare i bisogni degli altri, i desideri degli altri, sapersi fare comunità. Questa pandemia, da un certo punto di vista, ha ancora di più acuito alcune pulsioni, alcune spinte. Quindi io, dal mio, insomma, in questo periodo oramai lungo, che adesso comunque devo scontare ancora diversi mesi, per me non è finita, mi sono ritrovata, e questa è stata la mia vera punizione. Non è una punizione che mi hanno dato a casa, uscita dal carcere, mi hanno detto: tu puoi andare a lavorare, ma non puoi vedere nessuno, devi stare da sola, perché il potere ha capito che la nostra forza è il fatto che stiamo insieme, ed è proprio l'amore di cui parlavamo, quella è la chiave, l'amore per gli altri, l'amore per la terra. Non è retorica, è un discorso di cura, di visione del mondo, e di capire, insomma, ciò che è importante. Quindi, insomma, io rimango salda rispetto a tutto quello che è sempre stato, e come me tanti altri compagni e compagne del movimento hanno imparato ad esserlo. Il compito, insomma, che ci aspetta è però davvero impegnativo, perché i tempi che dicevamo, i venti di guerra, i venti di chiusura,
questi confini, insomma, che diventano sempre più luogo di morte, purtroppo sono un monito per tutta l'umanità davvero, davvero brutto. Quindi le nostre energie dovremmo sempre anche più investirle in questo. Grazie di cuore, Dana. Hai usato un'altra parola che mi ha provocato, rispetto. E qui mi rifaccio a Manuel, perché quando con Manuel seguimmo la vicenda dei migranti sulla gru a novembre 2010, raccogliemmo tantissime testimonianze dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, ma di questa nostra esigenza che anche un'altra parte, quella politica che si esprime con l'arte, potesse dare una testimonianza per stare vicino a quei ragazzi, Manuel ricorda bene. E la parola rispetto la usò il maestro Enzo Iannacci. Ci regalò 30 secondi della sua voce rotta dalla malattia, perché di lì a poco Enzo sarebbe andato via, e disse semplicemente questo: ci vuole rispetto per questi ragazzi che su una gru stanno rivendicando il proprio diritto alla propria esistenza. Quindi ti ringrazio, Dana, e ringrazio anche Manuel e Radio Onda Adulto che mi hanno dato la possibilità di continuare forse a parlare di me stesso come figlio di migranti e come migrante a mia volta. Grazie di cuore, Dana. Marco Revelli, un'ultima battuta anche con te, ci avviamo alla conclusione, poi lascio veramente le conclusioni a Manuel e a Marco. Ho ripensato, quando ti ho cercato per questo incontro, ovviamente ho ripensato anche a Nuto Revelli e a una frase di Fabrizio De André che sicuramente conosci, no? Ripensando alla valle, alla tua esperienza e a quella di tuo papà. Anime salve, un saluto dai paesi di domani che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Io credo che fondamentalmente la straordinaria capacità di questi valigiani, di queste donne, uomini e bambini, anziani, al di là della lotta, della presa di posizione, è che hanno in mano, detengono un sapere antico, che è la consapevolezza del circostante, del territorio. Marco. Devo dire che Nuto in valle c'era stato tante volte. C'era stato a parlare di partigiani che in Val di Susa erano stati e avevano combattuto davvero, e c'era stato a parlare del suo mondo dei vinti e del suo anello forte. E in valle di anelli forti ce ne sono, ne abbiamo qui due anelli forti. E non c'era ancora il movimento, però c'era già lo spirito di quel movimento, perché il movimento nasce da quel terreno, con una cultura antica che è una cultura di resistenza della terra. E quindi, come dire, c'è una continuità tra le testimonianze montanare e contadine e le testimonianze di lotta. Di lotta oggi, sono le resistenze al plurale che continuano come in un prisma a proiettare lo spirito dei 20 mesi di guerra partigiana e lo spirito di chi ha saputo resistere allora e sa resistere oggi sostanzialmente. Grazie Marco Revelli. Allora lascio la parola a Marco Zunis e a Manuel Colosio, i miei anelli forti, quelli che mi supportano e sopportano rispettivamente da 10 e 20 anni, insomma, supportano e sopportano il mio delirio bambino. Marco Zunis, Marco e Manuel Colosio, lascio a voi la parte conclusiva di questo viaggio. Grazie Gerardo. Insomma, tu sottolineavi il termine rispetto come elemento, come dire, di centrale di azione di movimento rispetto al movimento Nottav. Io aggiungerei un altro termine che mi pare sia elemento, come dire, di riferimento per tanti e di resistenza, che è l'esempio, cioè attraverso tantissimi anni di battaglie e di lotte, questo movimento ha, con il proprio esempio, ha dato dimostrazione di combattere, di resistere rispetto a valori straordinari che riguardano l'uomo nella sua essenza.
prima Dana mi pare in qualche modo sottolineasse questo straordinario momento vissuto nel carcere, nel quale l'idea del tema dei diritti fondamentali riuscisse a penetrare in questo luogo chiuso e di sofferenza, e diventare questo elemento di unione, di unità tra le persone, tra le donne che vivevano questa esperienza, elemento di crescita e di formazione. Ecco, io penso che questo proprio aspetto sia per il potere l'elemento più pericoloso e difficile da gestire, e credo che, come dire, le punizioni che sono state inflitte a Nicoletta, a Dana e a tantissime persone che hanno combattuto questa e stanno combattendo questa battaglia, sia proprio questo aspetto di forza, di aggregazione, che sia l'elemento più pericoloso per il potere, ed è questo che stanno tentando in tutti i modi di soffocare e di bloccare. Manuel. Io invece, io chiuderei, cioè chiuderei, vorrei un attimo questa riflessione al volo. Tu citavi il periodo della lotta sopra la gru a 35 metri d'altezza dei migranti che chiedevano il rispetto ai loro diritti 10 anni fa. In quell'occasione sei stato protagonista insieme a tutti noi di quelle famose dirette, no? 24 ore su 24 per 17 giorni dalla radio, perché era l'unico canale di comunicazione con loro in cima a quella gru. Non avevano ovviamente altra possibilità, i telefoni erano ormai scarichi, non avevano possibilità di nulla, e quindi l'unico modo era questa piccola radiolina che li teneva in contatto con noi sotto, e quindi ascoltare la radio significava per loro tenere un contatto col mondo esterno e con il presidio continuo che c'era sotto di loro. Il ruolo quindi dell'informazione, della controinformazione, del rapporto diretto con chi lotta. Io credo che noi in radio abbiamo fatto questo, tu hai fatto questo e facciamo questo, ma può sembrare un capitolo a sé stante, ma in realtà non è chiuso. Non è chiuso perché ancora oggi l'unico canale di comunicazione, per esempio col carcere, che si può avere o è attraverso la televisione via cavo, insomma via antenna, o appunto la radio. E la radio assume ancora oggi un ruolo importante, tanto che viene alimentato da chi e da cosa. In questo caso io voglio fare un elemento e ricordare un aspetto. Innanzitutto il primo, quello della cattiva informazione, parlo della questione TAV, che c'è anche a Brescia, tra l'altro. Questa mattina leggo il giornale, apro il giornale, a pagina 15 c'è un paginone in cui si parla dello sviluppo dell'opera che sicuramente per le Olimpiadi di Milano Cortina sarà pronta, per portare la gente, no, tra Milano e Cortina attraverso il treno ad alta velocità, eccetera. E c'è un articolo sponsor pubblicato dal Brescia Oggi a pagina 13. A pagina 23, un grande paginone con tanto di fotografia del direttore della CEPAV, che è questo consorzio che scava con la sua talpa all'interno delle zone bresciane. A pagina 23, invece, in un piccolo trafiletto in basso, un altro giornalista scrive un articolo in cui denuncia come gli abitanti sono stati evacuati improvvisamente dalle loro case, anzi una abitante in questo caso, ma altre case sono a rischio nella zona in cui la talpa sta scavando in quel dilonato sul Garda, perché improvvisamente è ceduto il terreno dopo lo scavo di questa talpa in alcune zone anche lontane dallo scavo, creando voragini fino a 35 metri, e torna a questa misura, se vogliamo, anche dell'altezza e della bassezza, una voragine creata dalla distruzione del territorio. Hanno chiesto a CEPAV di dare delle motivazioni rispetto a quello che è accaduto, il giornalista scriveva: non abbiamo ancora avuto risposta. Quindi la comunicazione, o meglio l'informazione, che dovrebbe mettere insieme i due, no? Mettete d'accordo il giornalista, andate a intervistare quello di CEPAV per fare la marchetta, chiedeteli anche di questa voragine, magari risponde. In realtà non hanno avuto risposta. Questa la dice lunga sullo stato dell'informazione. Stato dell'informazione che invece ci appartiene. Ma da cosa viene alimentato? E da qui vorrei andare a una delle grandi testimonianze che mi ha dato Nicoletta, mano sua, nelle sue mani, una delle volte che sono salito in valle. Ho davanti una lettera di Roberta, una detenuta che, dico il nome perché oggi dovrebbe essere libera, aveva fine pena
a giugno dell'anno scorso, quindi credo sia uscita. Questa lettera è del novembre del 2020, quindi 6 mesi dopo la pandemia. Perché mi la prendo oggi? Perché un'altra notizia pubblicata dai giornali bresciani quest'oggi raccontava di una rivolta nel carcere di Canton Mombello. Gli articoli sui giornali oggi non raccontavano del perché di questa rivolta. Si dava voce ai sindacati della polizia penitenziaria o dei secondini, come continuo a chiamarli volutamente io, sindacati di secondini che lamentavano le difficoltà rispetto a questa rivolta che si è registrata nel carcere di Canton Mombello, con materassi infuocati, battiture, lancio di bombolette del gas e rottura anche di alcune telecamere all'interno, in quello che viene di solito descritto e appare sui giornali come il carcere pacificato, il carcere dove va tutto bene. E ci si domandava, anzi, nemmeno ci si domandava il perché ci fosse stata questa rivolta all'interno del carcere. Bene, la risposta non l'abbiamo avuta in diretta, perché le comunicazioni ovviamente hanno bisogno di tempo. Abbiamo bisogno di leggere le loro lettere, di riuscire a avere le testimonianze dei familiari per sapere realmente il perché. Ma il perché è facilmente intuibile. Basta, come ha fatto Nicoletta anni fa, prendere in mano questa lettera di Roberta, nella quale scrive «Sono arrivate tante donne nuove. Qui è sempre tutto pieno. Non ha tempo di uscirne una che ne entrano due. Nessuna è uscita con il nuovo decreto». E parliamo di quel decreto che 6 mesi dopo la pandemia doveva in qualche modo cercare di allentare il sovraffollamento nelle carceri. Si è pensato di fare uno sciopero del carrello e la battitura pacifica, ma non siamo riusciti a mettere tutte d'accordo. Non è facile, qui si vive sempre sotto minaccia di ricevere un rapporto o le chiusure di tutta la sezione. Non abbiamo nessun diritto. Queste alcune delle parole di una lettera scritta da Roberta. Io vi chiudere io con alcune anche, non so, riflessioni che non credo che lasciano il tempo che trovano. Vorrei chiedere veramente ad Anna e Nicoletta, visto che credo che i loro rapporti anche con le altre carcerate non si siano conclusi e in qualche modo hanno aggiornamenti, di dirci quale sia la situazione nelle malaugurate carceri di questo paese, che vorrebbe essere insomma uno stato di diritto e che invece tiene i detenuti in queste condizioni. Io vorrei chiedere magari con un rapido aggiornamento loro, certo. Gerardo, se mi permetti. Certo, assolutamente. Grazie. A Torino sicuramente adesso c'è una situazione di grosso contagio, nel senso fino a poche paio di settimane fa c'era tutta la prima sezione del femminile chiusa oramai da giorni perché erano tutte positive, e anche la terza sezione, la seconda sezione insomma del femminile aveva molti, molti positivi, molte donne che stavano in altre sezioni diciamo più isolate erano state appunto contagiate. C'è una richiesta fortissima di affrontare i temi che sono quelli centrali. Uno è quello della sovrappopolazione carceraria, che non, insomma, è un problema evidente, parla non solo di spazio vitale, ma proprio di possibilità di vivere uno spazio insomma in maniera decorosa. Questa possibilità non c'è perché le strutture sono fatiscenti e perché le carceri sono piene insomma di donne che potrebbero benissimo, magari in attesa di giudizio, che potrebbero comunque scontare la pena in altri luoghi. E poi sono luoghi comunque di violenza, sono sistemi totalitari, emergono a volte delle storie, no? A volte insomma su 10 pestaggi, su 10 episodi uno guadagna l'onore della cronaca sui giornali, ma il discorso che è un sistema, quello un sistema che funziona da sempre, che è ereditato da diversi dal passato, che non è cambiato, un sistema di sopraffazione appunto dove tu non hai diritti, non sei nessuno e devi avere paura delle conseguenze di tutto ciò che fai. In tutto questo ovviamente c'è una dura battaglia, perché da un lato ragioni sul fatto che insomma più stai zitto e più insomma sopporti e cerchi di passare in silenzio in maniera anonima
quel periodo magari ti va bene, esci un po' prima, però io quello che ho visto, poi dirà anche Nicoletta, c'è una fiamma che comunque si accende nel cuore, insomma, delle donne e degli uomini, ed è quello di sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E allora, se tu sei oggetto di un trattamento ingiusto, anche se hai paura, anche se hai molto da perdere, anche se sei in un sistema in cui sei completamente in balia di un qualcuno che ha un potere, ha la forza, la possibilità di punirti, tu prendi voce. I racconti, insomma, dalle detenute, dalle nostre amiche, dalle donne che abbiamo incontrato, ad esempio qui a Torino, ed è una condizione, insomma, comune a molte carceri, che è sempre molto difficile, che nulla sta migliorando, che questa riforma paventata sulla giustizia, sulle carceri, dalla Cartabia, eccetera, eccetera, continua, insomma, a non arrivare. Donne e uomini continuano a suicidarsi, piuttosto che vivere in quel luogo decidono di levarsi la vita, ma ad esempio le nostre sorelle lottano in varie forme e riescono un pochino a difendersi l'una all'altra, quindi è difficile, ma si può fare. Poi lasciare la parola a Nico, io mi sono adesso infervorata, ma Nicoletta anche. Nicoletta. Io ero in carcere nel momento in cui la pandemia è iniziata. Il sovraffollamento delle carceri era enorme. In più, in carcere non si possono usare dei sistemi di vera disinfezione perché sono negate tutte le cose che sono la varechina, la trielina, eccetera, eccetera. Nel periodo in cui io sono stata in carcere, ho continuato a vedere arrivare gente. Quindi, anziché sfoltire le carceri, continuamente arrivavano persone. La situazione del carcere era davvero più che mai invivibile. Oltretutto bisogna ricordare che in carcere ci sono persone malate, ma gravemente malate, che dovrebbero essere curate altrove, con problemi di carattere psicologico, ma anche con problemi di carattere fisico. E invece tutto continua a convivere all'interno in situazioni che sono davvero situazioni lager, no? Il famoso reparto che si chiamava Sestante, dove c'erano questi malati, no? Queste persone che sarebbero state curate fuori se la cosa fosse stata possibile. Adesso l'hanno chiuso, ma dopo quanto tempo c'è stato tormento e tortura? Allora, dobbiamo dire che i cosiddetti OPG non sono chiusi, sono stati spostati direttamente all'interno delle carceri, no? Questa è la situazione. Rispetto a tutto questo, che cosa fare? Uno è davvero con le mani alzate, può fare poco, però quel poco le nostre sorelle l'hanno fatto, perché la dignità è quella che io ho sempre visto intorno a me. E noi continuiamo ad andare davanti al carcere, andavamo quando c'era Dana, quando c'era Fabiola, c'erano le nostre compagne, però continuiamo a farlo con le mamme in piazza per la libertà di dissenso, perché anche solo portare un saluto alla solidarietà e far sentire le persone non sole e non senza voce, l'importante è dare voce, è molto importante. Quindi la solidarietà, l'affetto, ma anche il coraggio di chi in carcere c'è. Io ho avuto tanto aiuto dalle mie compagne, proprio in quei momenti in cui sembrava che la morte fosse lì a due passi, no? Noi vedevamo queste TV accese che davano queste notizie spaventose. E allora anche soltanto la parola che ci veniva data dalla compagna di cella e dalle altre era fondamentale. Quindi c'è una forza e una dignità che fuori magari si trova con difficoltà. Grazie Nicoletta, hai parlato di OPG, e mi viene in mente Alda Merini, tra l'altro un progetto che ci ha messo in comunicazione, di cui poi parleremo più avanti, e proprio attraverso quest'ultima tua testimonianza rispetto agli OPG mi viene in mente una sua frase, un suo pensiero che era dentro un concetto dedicato a Franco Basaglia. Non è stato inaudito scoprire l'orrore e l'abominio dei manicomi. È stato inaudito scoprire che noi non eravamo malate e malati.
e io mi arrogo la presunzione di aggiungere e che i malati sono gli altri, sono loro che hanno costruito questo ulteriore manicomio intorno a noi. Io voglio ringraziarvi tutti e tutte, voglio ringraziare anche coloro che dietro le quinte stanno facendo un grande lavoro per permettere questo, quindi il collettivo Caos, Andrea in particolare, Radio Onda d'Urto, voglio ringraziare X Edizioni che mi ospita, voglio ringraziare ovviamente Chiara Sasso ed Emilio Scalzo, voglio ringraziare Marco Revelli, Marco Asunis, Manuel Colosio, Maurizio Del Bufalo, voglio ringraziare Nicoletta Dosio e Dana Lauriola, augurando a tutti quanti voi e a tutte quante voi una vita a scartamento ridotto, come diceva il maestro Camilleri. E allora, tornando a sbucciar patate, perché il vino di Manuel credo che sia evaporato, invece io ho bisogno di magari corroborarmi fra un po' di mangiare patate, mi avete riportato alla mente tutti quanti e tutte quante un passaggio fondamentale di Miracolo a Milano. Ci basta una capanna per vivere e dormire. Ci basta un po' di terra per vivere e morire. Chiediamo un par di scarpe e un po' di pan. Con queste credenziali noi crederemo nel domani. Ciao, grazie.